Ecco, prima di partire con la presentazione, volevo soltanto rubarmi proprio 30 secondi per ricordare la figura di Osvaldo Pieroni. Osvaldo era una persona che ci ha lasciato. Qualcuno di voi lo avrà incontrato in Val di Susa qualche annetto fa. È un docente di Reggio Calabria. Ha lavorato moltissimo da studioso su tematiche dei diritti civili, battaglie fatte con sacrificio e con passione. Era malato di SLA da un po' di tempo ed è stato una delle persone che ha vivacizzato maggiormente la battaglia contro il ponte sullo stretto. Se permettete, vorrei dedicare a lui anche questo momento. Andiamo al tema. Cercherò di non annoiarvi, anzi di intrattenervi un poco su questa questione, però farò un ragionamento che è a metà tra il tecnico e il divulgativo politico, se così si può dire, perché credo che molte delle questioni sulle quali ragioniamo abbia una connotazione politica nel senso proprio del termine. Quindi vi proporrò un ragionamento articolato su quattro capitoli, direi. Vorrei partire dalla questione delle ferrovie nelle politiche dei trasporti. È un tema particolarmente interessante e accennerò a degli argomenti che forse voi stessi conoscete già, forse aggiungendo qualche elemento integrativo, per poi parlare poco di politica di coesione, perché questo è un termine di cui ormai si sta abusando in Italia, e cercare di fare qualche riflessione proprio di merito, per affacciare poi lo sguardo su quello che io definisco TES, i trasporti ecosostenibili. Volutamente questo termine è stato coniato per agganciarlo e abbinarlo a NOTAV. Noi diciamo NOTAV si TES proprio per dire attenzione, è vero che stiamo dicendo no a qualche cosa che è sbagliato, oggettivamente sbagliato, ma nella consapevolezza che c'è dell'altro e che ci sono delle cose che si possono fare e si dovrebbero fare, e queste cose stanno in un termine, appunto, trasporti sostenibili e giusti, perché c'è anche un fatto di giustizia nel distribuire le risorse, nel realizzare delle opere, nel progettarle e programmarle. E quindi alla fine ho lasciato per ultimo il capitolo su trasporti e occupazione con alcune riflessioni su cui penso si possa aprire anche un dibattito e ragionare insieme. Partiamo da una slide che richiama un po' un concetto di fondo. Sono i fatti che dimostrano come l'approccio per grandi opere sia sbagliato. Si è passati da una concezione a partire dal 2001 determinata con la famosa legge obiettivo di grandi opere anche costose, esagerando, da 115 a quasi 400 opere programmate, con investimenti presunti iniziali sull'ordine dei 125 miliardi di euro, arrivando oggi a circa 370. Un crescendo di illusioni, un crescendo terribile, perché poi se si vanno a guardare i fatti ci si accorge che rispetto alle aspettative i risultati sono modestissimi. Ad oggi di quelle opere ne sono state realizzate 30, quindi su 400 siamo sull'ordine dell'1%. Cioè in 12 anni circa non abbiamo combinato quasi nulla, eccetto qualche cosa che vedremo tra un po'. Quel qualche cosa è disegnato in questa figura, soprattutto pensando appunto al comparto ferroviario. Nell'arco di 15 anni sono stati realizzati circa 1400 km di linee ferrate, alcune sono in corso di realizzazione. Quello che impressiona guardando questa figura intanto è l'ipotesi di partenza da cui si è partiti. Si sono fatti dei conti nel 91 e si è stimato che quest'opera, quello che vedete appunto disegnato a colori sulla mappa dell'Italia, doveva costare 14 miliardi di euro. Siamo arrivati a quasi 100. Come si può passare da 15 a 100? C'è una domanda che è terrificante. E poi, altra cosa, si può notare come gli investimenti siano esclusivamente su alcuni corridoi, non nel nord Italia rispetto al sud Italia, ma su alcuni ambiti cosiddetti di corridoio, e quindi a servizio soltanto di una componente limitata di popolazione.
Va da sé che anche quella che voi chiamate TAP in realtà non è una TAP, quindi non dovremmo dire no TAP, ma noi semplifichiamo, comunque loro spacciano per TAP quest'opera. La TAP normalmente è una linea ad alta velocità per servire i passeggeri. Quando qui si sono resi conto che i numeri non ci stavano, hanno cominciato a dire no, ma noi stiamo velocizzando una linea per trasportare le merci più rapidamente dalla Spagna all'Ucraina, dal Portogallo all'Ucraina. La storia del tunnel di Firenze è un altro emblema. Nonostante si sia chiarito che quell'opera non serve, che potrebbe essere negativa per la stessa città, se pensiamo ai rischi appunto sull'ambiente, su un patrimonio unico al mondo come Firenze, perché potrebbero esserci dei movimenti franosi, dei riflessi negativi sull'edificato soprastante, si persevera. E a perseverare sono tutti i partiti politici, ivi compresi poi il candidato, non si sa bene che, sindaco di Firenze, ivi compreso il presidente di una regione che quando si è insediato appariva come una personalità di spicco della sinistra. E questo fa male perché crea evidentemente preoccupazioni. Fatto sta che un'opera che potrebbe costare 300 milioni di euro la si impone in soluzione diversa e interrata, facendo lievitare il costo a 1,5 miliardi, per trasportare poi per un 5% di passeggeri. Se una persona si sposta su un ordine di grandezza di 250 km in alta velocità, raffrontando quello che c'era prima, cioè una linea veloce con una linea ad alta velocità, si trova a risparmiare 15 minuti, 20 minuti. Quindi abbiamo fatto tutto questo gioco per spostare un po' più velocemente una minoranza di utenti, che sono spesso anche dei privilegiati, tra le grandi città, lasciando completamente sguarnito un fronte di milioni di cittadini in merito a servizi dovuti, perché si tratta di servizi socialmente utili, rispetto a puntualità, pulizia, comfort, tariffe e quant'altro. E si scopre che annualmente lo Stato spende circa 1,2 miliardi per sovvenzionare il trasporto pubblico locale, quindi per garantire, tra virgolette, il diritto dei cittadini a muoversi a scala locale. Ma nessuno è andato mai a verificare quanto spende per favorire la mobilità in termini di tariffe e di gestione dei cittadini privilegiati. Sono 2,4 miliardi, cioè si spende il doppio annualmente per far sì che le tariffe, tutto sommato, degli utenti in alta velocità siano contenute, il che è un paradosso. Abbiamo una difficoltà evidente perché mai, visto che si tratta peraltro di un'impresa privata, tra virgolette, sovvenzionare ancora un servizio di questa natura. Sono soldi in fondo della comunità, quindi abbiamo due pesi e due misure, si direbbe. Un dato relativo al bilancio delle ferrovie dello Stato, anche qui pochi numeri. Quelli di sotto li abbiamo già visti. Abbiamo un ammontare di bilancio di circa 8 miliardi di euro e sembra che i ricavi superino i costi. Ma quanto sono questi ricavi? Appunto stanno sugli 8,2 miliardi di euro. Però se andiamo anche qui a leggere bene con semplicità i numeri, scopriamo che dalla vendita dei biglietti vengono fuori circa 2,8 miliardi di euro. E il resto da dove proviene? Dalle sovvenzioni pubbliche, sono 5,4 miliardi di euro circa. Quello che probabilmente appare drammatico è che si persevera. Il ministro Passera, prima di andare via, ci ha lasciato il suo pacco, no? Un progetto delibera CIPE per 100 miliardi di euro. Le cifre tonde poi piacciono, tanto 100 miliardi di euro, sembra che siano una sciocchezza. Ma sono una cifra esasperata, esagerata. Quello a cui assistiamo chiaramente è un impoverimento generale della rete, e laddove c'è, perché in alcune realtà stiamo ancora molto indietro. Il discorso va visto sempre nella duplice componente, infrastrutture e servizi. Se guardiamo quello che viene stanziato dall'ente pubblico per i servizi ferroviari pendolari, guardando la tabella, la colonna più a destra, osserviamo che le regioni, che sono sempre più schiacciate nei loro bilanci e devono fare i conti con tanti altri servizi, alla fine preferiscono tagliare ancora una volta sulle ferrovie, sui trasporti pubblici. Ci ritroviamo situazioni appunto allarmanti.
Poi giusto per indicare il Piemonte spende lo 0,22% del proprio bilancio regionale per il trasporto ferroviario dei pendolari, cioè una miseria, un valore infinitesimo. Tanto per dare qualche indicazione, è possibile andare da Milano a Roma in 3 ore, è vero, ma per compiere più o meno un viaggio analogo nel sud da Catania a Napoli ci vogliono 7 ore e 30. È possibile andare in 2 ore e un quarto da Torino a Bologna, ma per andare da Reggio Calabria a Taranto, siamo nel sud Italia, stessa distanza grosso modo, ci vogliono 7 ore. Dico, ci vorrebbero peraltro 7 ore perché stanno smantellando, hanno cominciato anche a cancellare tratti di ferrovia, quindi bisogna fare dei trasbordi, prendere degli autobus e quant'altro. Allora si dice sì, ma c'è il mercato domina, c'è la concorrenza e quindi proviamo ad aprire questo mercato. In realtà il mercato è tutt'altro che libero, il mercato è controllato ed è controllato da forze ben determinate. Quando qualcuno ci prova nel suo piccolo a realizzare un servizio alternativo come l'Arena Ways, pronta, inaugura quasi in pompa magna un treno Torino-Reggio Calabria con certe caratteristiche, poco dopo si trova una forma di concorrenza sleale di Trenitalia che fa abortire questo tipo di operazione. Quando diciamo trasporti ecosostenibili intendiamo equità appunto nei trasporti, ma l'equità non è soltanto da vedere in rapporto alle risorse. C'è un problema di riequilibrio fra nord e sud, è un dato di fatto, c'è un problema di riequilibrio fra metropoli e tutto il resto del territorio, fra aree urbane costiere in cui ormai si concentra tutto e le aree interne che pur rappresentando l'80% del nostro territorio stiamo abbandonando. Si immagina che il sistema ferroviario sia qualcosa di pubblico, ma poi lo suggestisce da enti che sono privati. Infatti, se voi pensate per un attimo alle ferrovie dello Stato, sono una SPA, società per azioni, una società privata che dovrebbe ragionare con i rischi anche del privato. E cioè, che cosa fanno questi signori? Lo abbiamo visto anche prima nei bilanci, governano un'impresa con i fondi pubblici. Quindi è il modo migliore per fare il capitalista. Immaginate di aprire un negozio, non vendete neanche un accidente, ma c'è qualcuno che paga e vi dà un reddito alla fine dell'anno. È scandaloso. Quindi queste non sono società per azione, sono società per affari, sono società che privilegiano degli interessi particolari. Tutto questo alla fine per dire che comunque si può fare qualche cosa, non è che mancano le possibilità. Intanto esistono degli strumenti di gestione razionale, lo schema che c'è qui, lungi da me volerlo dettagliare o spiegare, ma rappresenta semplicemente un diagramma schematico che chiarisce che vuol dire efficienza, che vuol dire efficacia, che vuol dire affidabilità, che vuol dire copertura territoriale. Quindi sono degli indicatori che spesso i tecnici stessi confondono. Questo schema pretende di chiarirli bene. Rivedete un po' con questo schema sintetico il valore di un treno chilometro in Europa, quello nel nord Italia e quello nel sud Italia. È evidente che ci sono dei margini di azione sull'efficientamento